Cosa dobbiamo dire? Niente, allora, motivo per cui abbiamo, o io personalmente, voluto questo incontro con voi, perché io non leggo molto, però mi arrivano messaggi abbastanza antipatici, no? Per quello che riguarda il nostro lavoro, per quello che riguarda la nostra società, la nostra squadra. E questo sicuramente non mi va bene. Cioè io accetto le critiche, accetto tutto quello che voi avete diritto di dire, di esternare, però quando questo oltrepassa la verità, allora devo intervenire. Ed è per questo che stamattina ho convocato questa conferenza. Io ho una delega non stretta ma molto salda, no, nella gestione di questa società. I Magnifici 7, che voi conoscete, più il PPC, mi hanno dato questa responsabilità. Io mi sono scelto la mia squadra, composta da Lorenzo Minotti, da Andrea Galassi, da Gigi Apolloni, da Fausto Pizzi, con tutti i collaboratori. Rettore in seconda, medici, dirigenti, cioè non dirigenti, ma responsabili, fisioterapisti, eccetera. Ecco, questa è la nostra squadra. Allora, io sono responsabile di questa scelta e nessuno di noi ha mai pensato, no, a mettere in discussione qualcuno. Noi siamo un gruppo, siamo una squadra che nel momento in cui le cose non vanno male, cioè non vanno bene, siamo tutti responsabili, a cominciare dal sottoscritto, ma non ci passa e non ci è passato mai per anticamera del cervello di mettere in discussione qualcuno. Questo volevo dirlo perché, ripeto, noi siamo una squadra. Lo slogan del Parma iniziale è We are Parma e noi siamo Parma. Noi siamo una squadra che lavora, sta lavorando, sta cercando di valutare le cose giorno per giorno. Siamo presenti costantemente in campo e fuori per capire quali sono le cose che vanno bene e alcune cose che vanno migliorate. Quindi questo è quello che volevo dirvi semplicemente. Non c'è nessun caso, non c'è nessuna. Dopo una sconfitta, chiaramente, se vogliamo dirla, siamo dispiaciuti, chiaramente, però la nostra idea, la nostra forza, la nostra voglia di fare le cose non cambia. Non cambia dopo una sconfitta, come non cambia dopo una vittoria. Quindi siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, lo faremo con grande volontà, con grande applicazione, però lo facciamo anche con grande apertura. Quindi adesso se voi avete delle curiosità, se avete qualche cosa da chiedere, siamo qua pronti, Lorenzo e Andrea, a rispondere alle vostre domande. Senti, Angelo, questa tua difesa è più che corretta, ma in un momento così difficile non riguarda solo una partita, riguarda direi su 8 prestazioni, almeno 6, anche quelle vinte, dico, con queste difficoltà. Pensate che si debba cambiare qualcosa? Non sto parlando di persone, naturalmente, visto quello che hai detto, cambiare qualcosa nel progetto tecnico. Sandro, tutti i giorni, prima dell'allenamento, dopo l'allenamento, valutiamo le cose che stiamo facendo. È innegabile che c'è qualcosa che va migliorato, perché è normale, no? Siccome non si può raggiungere la perfezione, ogni cosa, anche se le cose vanno bene, vanno sempre migliorate. Quindi noi stiamo lavorando giorno per giorno, ci stiamo confrontando, stiamo facendo delle valutazioni, no? Che comunque abbiamo fatto sempre, abbiamo fatto anche l'anno scorso. Quindi sono le stesse cose dell'anno scorso, lavoriamo con la stessa intensità, lavoriamo con lo stesso obiettivo, perché vogliamo portare questa squadra a
ai livelli che questa squadra e che questa città desidera avere. Faccio un'ultima domanda da parte mia. Secondo te perché i tifosi, l'opinione pubblica, no, soprattutto sui social, hanno messo nel mirino in modo così forte Gigi Ecolini? E in fondo 38 più 8 partite, 46, ne ha perse due. Questa è una domanda che mi faccio anch'io, Sandro. Perché ho convocato questa? Gigi non ha bisogno di essere difeso. Gigi è il nostro allenatore. No, sta lavorando, ha lavorato con una capacità e con una trasparenza, credo, invidiabile. Ha fatto una cosa che resterà scritta negli annali di tutto il mondo, perché un allenatore che non ha mai perso una partita, credo che va veramente apprezzato per quello che ha fatto. E ora, dopo una sconfitta, andiamo a riversare su... Ma ripeto... Apolloni siamo noi. Noi siamo un gruppo. Siamo noi responsabili, sono io responsabile di quello che questa squadra andrà a fare da qui alla fine. Ed è questo che voglio farvi capire. Presidente, buongiorno. Buongiorno. L'incontro con la società c'è stato. Avete parlato con me, con la proprietà, scusi. C'è stato, avete parlato con i rappresentanti... Di che cosa? Vi siete incontrati con la no. Con i rappresentanti della proprietà ieri? È venuto qua ieri Giacomo Melmesi, sono qua i figli di Pizzarotti che non fanno parte della società. Però erano in qualità di rappresentanti della proprietà? No, solo Melmesi è il rappresentante della società, perché è lui, è uno dei soci, gli altri due sono due ragazzi che hanno simpatia per quello che stiamo facendo e si sono innamorati di quello del lavoro che stiamo facendo e quindi sono i benvenuti. Vi hanno chiesto, ma a me si vi ha chiesto qualcosa in particolare in qualità di socio? Di... No, assolutamente. Anche perché ho detto prima, questi magnifici sette sono persone straordinarie e se mi hanno dato la delega per gestire queste cose, hanno una stima e una fiducia incalcolabile. Stasera saremo a cena invitati da Paolo Pizzarotti, saremo a cena non so chi verrà, saremo tutti, perché abbiamo il dovere. Ci siamo detti che tutti i mesi, una volta al mese, abbiamo il dovere di incontrarci e di informarli delle cose che stiamo facendo. Questo credo che sia un privilegio di pochi. Essere presidente o dirigente o responsabile dell'area tecnica o direttore sportivo di una società che si comporta in questa maniera credo che non esista al mondo. Lei ha detto qualcosa alla squadra ieri, ha parlato con noi. Sì, come lei sa che cosa ho detto? No, non lo so, ovviamente non ero presente. Ah. Se si può sapere, però... Ho detto le cose che sto dicendo a voi, cioè che abbiamo solo il dovere di credere in più in noi stessi, di migliorare sicuramente alcune cose che non funzionano, ma non se poi uno sbaglia un passaggio, eccetera, queste non sono cose che mi riguardano perché non entro nel lato tecnico delle cose, perché sono responsabili, c'è Gigi Apolloni, c'è Lorenzo, c'è Andrea che sono lì presenti tutti i giorni. Ho fatto un discorso più psicologico che tecnico. Come ha trovato la squadra? La squadra... Guardi, alla fine qualcuno mi ha ringraziato del discorso che ho fatto, perché ogni tanto hanno bisogno di sentire non solo le critiche, non solo hanno bisogno anche di sentire diciamo, un apporto morale positivo. Ecco, io credo che diciamo, il mio intervento, non dico che porterà grandi risultati, ma qualcosa sicuramente di positivo ha portato. Poi vedo in loro una grande attenzione, vedo in loro una grande... veramente una stima nei miei confronti e questo per me è una cosa che mi inorgoglisce molto. Poi ripeto, abbiamo scelto degli uomini straordinari, no? E se voi entrate nello spogliatoio c'è veramente un'area di serenità, un'area di tranquillità. Ci manca ancora qualche cosa che stiamo ma dopo 8 partite anche può essere anche diciamo consentito che tutte le cose non siano perfette e quindi andremo a migliorare, continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino adesso e poi vedrete che i risultati verranno. Che possiamo fare una domanda?
Presidente, mi sembra che sia una questione più psicologica che tecnico-tattica, diciamo così. Voi che avete messo sulla squadra, come vi sembra questa analisi? Manca davvero qualcosa dal punto di vista mentale, cioè la forza di convincersi di essere forti, oppure manca qualcosa che si fa? Mi sembra che questa è la tua interpretazione, Presidente. Sì, sì, no. Non credo che abbia detto queste cose. Io dico solo che... Ha detto di aver... lui ieri ha fatto questo intervento, sì. Ma ha detto che è il problema psicologico della squadra. No, forse non ci capiamo, non parliamo italiano. No, io quello che voglio dire è questo. Noi... E mi riaggancio un po' a Sandro, che ha fatto una considerazione dicendo che effettivamente sulle 8 prestazioni tante partite non abbiamo espresso il massimo o non siamo stati contenti di quello che è venuto fuori. Secondo me il concetto è abbastanza chiaro. Questa è una squadra costruita per larga parte nuova, con delle pressioni, delle responsabilità importanti, perché non è che siamo partiti per magari, come hanno detto altri allenatori famosi del nostro girone, per dar fastidio agli altri. Noi siamo partiti perché ci è stato dato un mandato che è quello di vincere il campionato. Quindi dobbiamo lavorare, crescere, costruire un gruppo, costruire una squadra, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico che dal punto di vista della unione di intenti. Le prestazioni sono state alterne per una serie di motivi. Abbiamo, se non ricordo male, le prime partite avevamo anche problemi di condizione atletica perché abbiamo fatto un lavoro di un certo tipo e abbiamo sofferto dal punto di vista fisico. Altre partite e altre situazioni stiamo cercando dal punto di vista tattico gli equilibri migliori. Arriviamo per esempio all'ultima sconfitta, che è stata una sconfitta secondo me completamente nuova, perché è stata la classica giornata dove la squadra è mancata dal punto di vista dell'approccio, dell'atteggiamento, cosa che non era mai successa, perché con Venezia non era stato un problema di approccio, di atteggiamento, avevamo commesso degli errori, dell'ingenuità, più dal punto di vista tecnico-tattico. La partita di lunedì così ci ha lasciato solo un po' tanta amarezza, un po' di incomprensione, perché la settimana che avevamo fatto è stata una settimana buonissima dal punto di vista del lavoro. La squadra sta bene fisicamente, la squadra aveva lavorato e aveva preparato la partita con grande intensità, tanto è vero che noi eravamo straconvinti di fare una buonissima partita. Poi invece, come succede nel calcio, come succede nei processi di crescita delle squadre, ci sono dei passaggi a vuoto, e quello dell'altra sera è stato un passaggio a vuoto. Sicuramente ci abbiamo messo del nostro, sicuramente non bisogna vergognarsi di dire che a volte si incontrano anche delle squadre che hanno una serata giusta. Il Ferrari di Salò ha fatto una grandissima partita dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista dell'intensità. Quindi a volte può anche succedere che l'avversario sia più bravo di te, e nel momento in cui non secondo me il Ferrari ha giocato al 1000 per 1000, ma non ci ha sorpassato. Nel momento in cui dovevamo recuperare, dovevamo rimettere in piedi una gara, non abbiamo avuto quella lucidità, quella serenità, anche quella cattiveria agonistica che invece avevamo avuto dopo il 2-0 del Pordenone, che abbiamo avuto a San Benedetto dopo che due volte eravamo andati sotto. Invece ci siamo fatti prendere dal nervosismo, così, letture sbagliate, interpretazioni sbagliate proprio delle giocate, della lettura dei momenti della partita, ed è venuto fuori una prestazione molto brutta. Lorenzo, io volevo chiederle, premesso che in presenza del momento, sì, volevo chiedere, in presenza di un momento negativo, naturalmente le colpe, è chiaro, non possono essere ascritte soltanto all'allenatore. L'altra sera Lucarelli, il capitano, ha parlato, ha detto: dobbiamo ripartire dall'umiltà, perché c'è una sorta magari di, mettendo a parte, accantonando la presunzione inconscia che ci fa ritenere più bravi degli altri. Tu, dal tuo punto di vista, hai riscontrato questa sorta di presunzione inconscia, cioè di sentirsi magari obiettivamente più forti, e pensi che questo, laddove ci sia stato, possa aver inciso sul rendimento? Ma io ti dico, il fatto che la squadra sia presuntuosa, questo no, non l'ho avverto. Io quello che ho avverto è che l'altra sera, credo che un'analisi serena ci porta a dire proprio che la squadra ha approcciato male la gara, ma proprio dal punto di vista atteggiamento, nelle difficoltà non ha avuto quella reazione che invece, ti ripeto, ha sempre dimostrato di avere, ed è un po' il DNA di questa squadra nuova, cioè nella continuità del lavoro dell'anno scorso, perché l'anno scorso il fatto di non aver perso, cioè queste doti morali, queste doti di
proprio di voler aggredire le partite, di stare dentro le partite anche nei momenti, nelle giornate storte, lo abbiamo sempre avuto. E questo secondo me invece è stato proprio il primo passaggio a vuoto, però credo che quando è così totale, quando sono tutti giocatori che ne salverei pochissimi, loro se ne sono resi conto, sono stati i primi. Quindi non parlerei di presunzione, forse invece parlerei di un altro aspetto che è quello che cioè dobbiamo calarci nella mentalità di un campionato che è complicato, cioè un campionato dove si gioca in maniera sporca, tra virgolette, un campionato dal punto di vista agonistico con toni alti e allo stesso tempo troviamo squadre come il Bassano, il Pordenone, la Feral di Salò. Ci sono tutta una serie di squadre che hanno valori tecnici buoni, non eccessi, però hanno un'organizzazione e una continuità di prestazione che deriva da un lavoro che non è estemporaneo. Queste sono squadre che lavorano da 3-4 anni, cioè stanno portando avanti un certo tipo di progetto. La San Benedettese in dubbio, stanno vivendo un po' l'entusiasmo della piazza, hanno mantenuto la squadra, l'anima quasi. E quindi stanno sfruttando, che è una cosa tipica delle squadre neopromosse, la stessa cosa sta avvenendo in B col Benevento, con Cittadella, ma poi la corsa, i cavalli si vedono alla fine. Noi appunto dobbiamo calarci in questa realtà, perché noi invece abbiamo più anime, abbiamo un'anima che è quella dell'anno scorso, abbiamo tanti giocatori che la Lega Pro non hanno neanche fatto, non la fanno da tanti anni, abbiamo giocatori che devono calarsi in un certo tipo di mentalità. Però la nostra è una scelta consapevole, io sono fermamente convinto delle scelte che abbiamo fatto, dei giocatori che abbiamo fatto, del valore di questa squadra e di dubbi ne ho pochi. Poi anch'io speravo di partire meglio, di magari di nascondere le prime difficoltà con qualche risultato strappato in maniera diversa, però quando uno si viene qua 4 giorni, guarda questa squadra lavorare, guarda questi ragazzi, guarda questo staff tecnico, io sono fiducioso. Poi sono anche consapevole che avremo tante difficoltà, dovremo passare dei momenti difficili e non sarà soprattutto facile arrivare primi e vincere questo campionato come magari tutti si aspettavano in carrozza, tra virgolette. Ma alla fine io credo che ce lo giocheremo proprio per arrivare non ai playoff, ma primi. Lorenzo, sì, volevo fare un'ultima domanda, magari anche restando al direttore Galassi eventualmente, se si rimane, credo che il Parma sia assolutamente vigile sul mercato, se ci sono settori su cui pensate che in qualche modo si debba intervenire. Questa è una domanda inevitabile. Io personalmente ritengo che questa squadra abbia ancora inespresso un potenziale importante e non tutti i giocatori, buona parte di loro secondo me hanno margini importanti. Questa squadra è stata costruita, ci sono più modi di costruire una squadra. Tu costruisci una squadra sul pareggio, sul possesso palla, sul mantenimento della palla, oppure costruisci una squadra sulla concretezza. È una squadra più quadrata, una squadra che magari concede meno al gioco, ma che alla fine porta a casa il risultato. Io credo che noi abbiamo fatto questa scelta perché la piazza, per tanti versi, richiedeva anche giocatori di personalità e giocatori magari esperti. Questo ci ha dato un'indicazione di costruire questa squadra fondata sulla quadratura, sulla personalità, sulla concretezza. Mettere dentro 9 giocatori a una squadra nuova vuol dire dover trovare anche il tempo di poter dare a questa squadra una fisionomia, un'immagine, che non è facile come darla a squadre che magari giocano sul fraseggio, sul palleggio, dove magari si perdono negli ultimi 30 metri. Questa è una squadra che quando troverà, secondo me, una quantità di risultati, troverà anche un gioco più fluido. E allora la nostra certezza è quella di aver costruito una squadra competitiva, con dei valori, dove molti giocatori, secondo me, hanno grandi margini e hanno fatto vedere un 70-60% delle loro potenzialità. Va data pazienza, secondo me va data pazienza e un pochino anche di fiducia, per quello che abbiamo fatto anche l'anno scorso. Io credo che questa squadra farà quello che deve fare. Per quel che riguarda il mercato, noi riteniamo che il materiale che abbiamo, i giocatori che abbiamo, siano già competitivi così. Non sarà un giocatore che stravolgerà questa squadra. Questa è un'architrave che secondo me, secondo noi, è un'architrave che funziona, che è solido. Su questa architrave si potrà mettere un giocatore, forse, forse due, non lo so. Adesso abbiamo questi 2 o 3 mesi per valutare bene la crescita di questo gruppo e poi eventualmente a gennaio, se riterremo
che questa squadra andrà ritoccata, la ritoccheremo. Però non ci creiamo l'alibi che manca un giocatore, ne mancano due, ne mancano tre, perché non è così. Ci stiamo sbagliando, non è così. Questa è una squadra che è così competitiva. Dobbiamo trovare il bando della matassa, dobbiamo cercare di sfruttare le caratteristiche dei giocatori, perché qui ci sono dei giocatori che l'anno scorso hanno fatto la differenza in Serie B. Quindi non è pensabile che non la facciano in Lega Pro. Il problema è che dobbiamo trovare in questo momento fiducia, continuità, risultati e anche un po' di autostima, che magari non è facile. Però io sono convinto che la personalità di questi giocatori ci porterà dove vogliamo andare. Buongiorno. Una domanda che rivolgo un po' anche a tutti, adesso non saprei a chi rivolgono, quindi poi chi vuole rispondere. Abbiamo visto una squadra, perché io credo che Corpi e Scavone al termine della partita contro la Ferrari Pesaro abbiano parlato male anche di tutta la squadra, sembrava il sentimento di tutti, che ha fatto una pesante autocritica dopo la sconfitta, anche rivolta secondo me un po' a quelle che sono state le difficoltà all'inizio stagione, anche voi avete detto la difficoltà di calarsi nella realtà, di mettere la giusta cattiveria. È comunque una situazione difficile, siamo all'ottava giornata e i risultati sono questi. Dal vostro punto di vista c'è qualcosa che, come posso dire, che avreste fatto in un modo diverso? C'è qualcosa che tornando indietro avreste potuto cambiare? Non so, c'è qualcosa di cui vi pentite da questo punto di vista? Ma io credo che è normale che quando le cose non vanno bene o quando tu hai delle difficoltà fai un esame di coscienza, quindi è ovvio che se capisci che ci sono state delle mancanze da parte della società, delle mancanze da parte dello staff tecnico, delle mancanze o degli errori che ne hanno da parte dei giocatori. E quindi credo che dagli errori si devono fare sempre delle lezioni positive, poi di cosa si potrebbero far tardi, perché effettivamente anch'io speravo di non avere 12 punti, ma di averne 16 o 20 addirittura. Però è inutile stare, cioè, dobbiamo guardare avanti e dobbiamo vedere adesso con questa situazione, questo gruppo, questo staff, queste persone, dobbiamo cercare di mischiare gli ingredienti e ottenere il massimo, perché le potenzialità, come diceva Andrea, sono enormi. Cioè, al di là che andiamo un po' più sul concreto, se questa squadra manca qualcosa come caratteristiche, o io sento parlare che Vacco e Caraiola non possono giocare insieme, che manca un centrocampista, che mancano i difensori veloci, cioè ne possiamo dire quanto ne vogliamo, è vero, cioè le squadre perfette non esistono, però io credo con questi giocatori, io credo che me la gioco con tutti e non credo che siamo inferiori alla Ferrari Salò, a San Benedettese o... quindi si tratta solo di, ripeto, di mescolare bene questi ingredienti e di trarre, però non è una cosa così automatica, perché come ha detto Andrea, tu arrivi in una piazza così importante, in un campionato nuovo, abbiamo fatto un certo tipo di lavoro dal punto di vista atletico, dal punto di vista tattico cerchiamo di proporre anche dei concetti diversi per mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio, è tutto un processo di miglioramento, solo che ci sono nei processi di crescita, si passa anche attraverso le difficoltà, attraverso le cadute. L'importante è non perdere l'obiettivo, non farsi prendere dall'ansia, non patire in maniera particolare le pressioni. Volevo anche dire un'altra cosa su quello che è stato detto prima, se non ricordo, dal direttore Galassi, sul fatto che si cercava di creare una squadra più concreta, cioè tra le varie facce che poteva avere questa squadra è stata scelta una squadra concreta, quindi magari che, come ha detto lei prima, concedeva un po' meno il palleggio. Quindi quello che è un po' il gioco anche di questo Parma, che è ovvio che deve migliorare, su questo credo che siamo tutti d'accordo, è di, non dico lanci lunghi, cross in mezzo all'area, sperando, però contando sulle qualità degli attaccanti che sono in rosa. E quindi una scelta non tanto dell'allenatore, ma una scelta condivisa da parte di tutta la società, cioè viene da dietro questa cosa, cioè c'è del lavoro dietro prima di arrivare a questo schema, questa era la mia domanda. Io parto un po' dall'aspetto delle conferme che abbiamo fatto, proprio che noi siamo ripartiti dalle conferme, in base alle conferme e ai giocatori che siamo potuti arrivare, perché non è che tu puoi sempre arrivare a quello che vuoi prendere, faccio per dire, no? Cioè c'è un mercato, va fatto, e in base alle caratteristiche dei giocatori confermati abbiamo deciso insieme
a Gigi, che forse la strada più percorribile per questo gruppo di giocatori che hanno confermato e quelli nuovi che stavano arrivando potesse essere questo, quindi questo sviluppo di una squadra che avesse personalità, che reggesse una piazza con le pressioni che vediamo che di giorni che ci sono e che quindi sapesse anche ribaltare le situazioni, come è successo a Pordenone, come è successo con la San Benintese. Però io sento parlare anche di inizio, tutti speravamo di avere più punti, però non ci dimentichiamo che qui parliamo della differenza tra una partita vinta e una persa, cioè tra avere 16 punti e avere 13 non ci può essere la differenza di dire è tutto sbagliato o è tutto giusto. Io faccio adesso ieri sera così, andando a rivedere un po' il passato, nel 2008-2009 mi sembra, sono andato a vedere la Cesena, dopo 12 partite avevano 13 punti e ne avevano persi 5 alla fine del campionato. Secondo me stiamo facendo una cosa più grossa di quello che è. Cioè questa squadra sicuramente è in sviluppo, sta avendo delle conoscenze, si stanno conoscendo i giocatori e non è detto che in tutte le squadre questo succeda in un mese, due mesi. Questa probabilmente per un certo tipo di costruzione ha bisogno di un pochino più di tempo. Però nonostante tutto, secondo me ci sono dei segnali che io vedo tutte le settimane, che vedo per 30 minuti, per un tempo, per 60 minuti una partita, però ci sono. E io penso che questa squadra, se abbiamo un pochino di pazienza tutti e cerchiamo di vedere le cose un pochino con più equilibrio, questa squadra dovrebbe arrivare. Io ne sono convinto che ne siamo convinti tutti. Però, ecco, quello che mi dispiace è vedere, non da parte di tutti, perché io non so poi quanto, questo, magari la parola è bella, isterismo. Cioè, nel calcio bisogna avere equilibrio. Cioè, non possiamo buttare tutto quello che di buono abbiamo fatto in quest'anno in tre partite, in due sconfitte. Cioè, secondo me, bisogna avere anche la pazienza di dire, vabbè, stanno lavorando, i giocatori sono un buon gruppo, la squadra perfetta non esiste, perché se andiamo a vedere la San Benintese che è prima, secondo me non sono perfetti neanche loro, non è perfetto il Pordenone, non è perfetto il Venezia. Sicuramente qualche carenza ce l'ha, come ce l'hanno loro. Ma questo non significa che noi non possiamo fare quello che vogliamo fare, perché non siamo perfetti. Questa, come dico, è una squadra, dateci tempo e secondo me farà quello che deve fare. Però con un pochino più di serenità, cioè non c'è tutto da buttare o quando diciamo siamo per i fenomeni. Diamoci un pochino più di equilibrio. Io vi chiedo questo, con me, un pochino più di buon senso nelle valutazioni, nei giudizi. Pazienza, un po' di pazienza e questa squadra verrà fuori, secondo me. Allora, faccio l'ultima, da parte mia, mi collego anche a quello che ha detto il direttore sull'isterismo, capito? Per sì, per non volevo essere... No, infatti capisco perfettamente cosa intende. Cioè, anche io credo che sia anche un po' globale con l'ambiente, la piazza, i tifosi, cioè una situazione di questo tipo. Non è che forse, interpretazione mia, è vero che siamo solo all'ottava giornata, ma per certi versi siamo già all'ottava giornata, nel senso che sono 8 partite più 2 di Coppa, più il lavoro che è stato fatto prima. Immagino che una squadra che è stata preparata con relativo anticipo, non si è mai dato per vinto il campionato di Serie D, perché fino all'ultimo è giusto non farlo, però c'è stato tutto un notevole lavoro dietro. E quindi non è che forse per questo, dopo tutto questo lavoro dietro, il fatto che manchi, almeno io mi sembra di citare le vostre parole, ancora un po' di organizzazione, e da un lato è normale, però dall'altro inizia a essere, non dico tardi, però inizia a essere, cioè la gente si dovrebbe aspettare forse un pochino di più. Questa è la mia interpretazione, volevo chiedere se siete d'accordo. Io quello che dico è che il tifoso deve essere esigente. Cioè io, se andassi alla partita, voglio che la mia squadra giochi bene, al di là che tutti vogliamo vincere. E quindi credo che in questo Parma si possono fare tante osservazioni. Noi siamo i primi che le facciamo dopo le partite, perché anche noi non è che, ripeto, siamo contenti. Però anche è vero che siamo realisti, cioè sappiamo che queste difficoltà sono, non dico normali, ma sono fisiologiche. Magari nelle aspettative nostre si poteva pensare di aver fatto, di essere un pochino più avanti o di avere qualche risultato migliore, ma non siamo assolutamente allarmati, questo assolutamente, siamo consapevoli che dobbiamo fare di più, dobbiamo fare meglio, possiamo fare di più, possiamo far meglio,
Quindi sappiamo che l'unica medicina, l'unico modo per il lavoro, l'analisi, la diagnosi e cercare continuamente di trovare quelle soluzioni, quegli equilibri che in questo momento ci servono. Però non quello che è la cosa che è un po' dissonante è questo, cioè da una parte noi siamo consapevoli, non siamo soddisfatti, stiamo lavorando, dall'altra parte c'è un disfattismo generale, cioè mi sembra che non vada bene niente, e quindi viene ma dall'allenatore, il giocatore, come costruita la squadra, i dirigenti, questo non mi sembra, mi sembra un pochino generoso, anche perché credo che ormai abbiate cominciato a conoscerci, sappiate i pregi e i difetti di ognuno di noi, quindi credo che bisogna avere, come ha detto Andrea, un po' di equilibrio, un po' di pazienza, tra virgolette. Però so che fa parte del gioco, credo che certe critiche siano anche, non dico giuste, ma ci stiano, perché effettivamente siamo noi i primi a farle, a noi stessi, io l'allenatore, l'allenatore i giocatori, scala a me, la proprietà se le farà a noi, ma credo che questo faccia parte del gioco. Nelio, scusami. Sì. Secondo me il discorso che ha fatto Lorenzo è più che corretto. Credi però che la gente forse si aspettasse questa conferenza stampa due o tre settimane fa, cioè la difesa di Apollone andasse fatta forse un po' prima, perché da fuori, certamente non da dentro dopo quello che hai già detto, ma da fuori sembrava che fosse stato lasciato un po' sotto a fare da scudo a tutte le critiche. Sandro, ma Apolloni non ha bisogno di essere difeso. Apolloni non è mai stato, non ci è mai passato per l'anticamera del cervello di metterlo in discussione. Cioè, se dobbiamo metterci in discussione, siamo in quattro. Il presidente, Lorenzo Minotti, Andrea Galassi, Gigi Apolloni e tutto lo staff che compone questa società. Non c'è nessuno individualmente che verrà messo in discussione. Cioè, questo è il nostro messaggio. Abbiamo detto all'inizio dell'anno scorso che vogliamo fare un calcio diverso dagli altri, no? E noi vogliamo alla prima difficoltà mettere in discussione un allenatore o un direttore sportivo o un responsabile della tecnica, ma allora cadremo veramente nel banale comportamento del mondo del calcio che da anni segue questa pista, questo modo di affrontare le cose. Se noi vogliamo essere diversi, no, siamo diversi per questo motivo, perché ci mettiamo prima noi in discussione, prima sono io il primo a mettermi in discussione. Ma mettersi in discussione cosa significa? Vuol dire valutare le cose che stiamo facendo, le cose sbagliate e giuste che stiamo facendo, non esaltarsi nel momento in cui vinciamo una partita o vinciamo un campionato alla grande, e non deprimersi nel momento in cui perdiamo una partita, anche se ci rattrista un pochettino. Questo è il messaggio che io come presidente voglio lanciare ai miei tifosi. Non c'era motivo due mesi fa o 20 giorni fa di difendere Apolloni, e non c'è motivo adesso, perché Apolloni non è in discussione. Cioè, io vorrei che veramente voi entraste in questa filosofia, di società. Cioè, stasera siamo invitati a cena da Paolo Pizzarotti, ma non è una cena come il signor Drupi pensa che sarà un processo di Norimberga, o Drupo, Drupi è un altro, no? Ecco, allora, noi andremo a cena perché è giusto che i nostri dirigenti magnifici, che io li chiamo magnifici, sappiano cosa stiamo facendo, come stiamo lavorando, conoscano le difficoltà che stiamo vivendo, ma con una serenità davanti a una malvasia del Monte delle Vigne straordinaria, saremo sereni di affrontare queste cose. Ma questa è una cosa che ci siamo ripromessi, che lo faremo più spesso, non ogni settimana, perché chiaramente Guido è in Cina, una volta in America, Pizzarotti è in Australia, io sono sul trattore, quindi abbiamo tutti le nostre piccole, diciamo, piccoli impegni. Però questa è Lorenzo Minotti che va a Sky, no? E che secondo me
io veramente sento delle cose che mi scivolano, no, sulle spalle, no? E mi verrebbe in mente di dirvi gli ultimi versi di una poesia del Carducci, che però non me la dico per non sembrare troppo poeta. Senti, faccio l'ultima domanda. Questa è una grande novità nel calcio, perché il calcio ci ha abituato che quando le cose vanno male non si possono cambiare i giocatori. Raramente si cambiano i dirigenti, quindi si cambia di solito l'allenatore. Invece tu mi stai dicendo che la barca, non so, la navicella, si fa questo viaggio, è questa o non è questa? Bravo, Sandro, hai interpretato benissimo il mio pensiero. Cioè, noi siamo un gruppo di lavoro, no, che nel momento in cui le cose non dovessero andare bene, è tutto messo in discussione. Non c'è un singolo che lavora per se stesso. Cioè, io non scaricherò mai Andrea o Lorenzo o viceversa perché hanno fatto un errore o perché sono il primo io a ricevere su di me le vostre critiche, perché sono io responsabile di quello che abbiamo costruito. Io ho avuto la delega da questa, come ho detto prima, dalla mia società per gestire l'area tecnica. Non ho compiti economici. So che devo essere anche consapevole di quello che andiamo a spendere, di quello che andiamo, di quello che succede nel reparto finanziario della società. Però ecco, io vorrei veramente che la gente, ma io sono convinto che la gente lo sa, io la gente che incontro per strada, no, mi manifesta una stima, una fiducia incondizionata, al di là della vittoria o della sconfitta. No, e questa è una vostra responsabilità, no? Dare alla città i messaggi che Lorenzo, che Andrea, che sottoscritto cercano di farvi capire. Cioè, non può una sconfitta o due sconfitte, no? Cancellare un lavoro che da un anno e mezzo o da due anni stiamo facendo. Ma non è una difesa, tu hai detto prima, la tua difesa è sacrosanta. Io non ho niente da difendere, Sandro. Non abbiamo niente da nascondere. Di che cosa dobbiamo difenderci? Dobbiamo analizzare, dobbiamo valutare le cose che, come ha detto Lorenzo, chiaramente sono da migliorare. E qui il nostro calcio, questo è il calcio che vorremmo che di poter portare avanti per sempre. E ripeto, le difficoltà le viviamo, le accettiamo, le discutiamo, però questi siamo noi, siamo diversi. Ma aggiungo una domanda, se non è un problema. Praticamente ha appena detto che dovremmo portare anche quelli che sono i messaggi che date voi, come ad esempio oggi. Il fatto che viviate oggi, e l'ultima volta era stata, a parte alcune interviste con i direttori, diciamo all'inizio del campionato, non lascia di fatto a Pollone un po' solo, mi spiego meglio. Il fatto che comunque dopo le partite, dopo certe partite, parlino sempre comunque due giocatori e l'allenatore, e dopo non ci sia la possibilità di confrontarsi su quello che magari è stata la partita, quello che è il periodo. Cioè, quello per spiegare anche perché, non solo io ho fatto questa domanda, abbiamo considerato che Pollone fosse un po' solo, visto che ha detto che è il responsabile e che quindi dobbiamo parlare con lei, non sarebbe meglio, tra virgolette, ogni tanto, anche in situazioni così, intervenire, come oggi, ad esempio, se voi lo chiedete, io sono qua tutte le settimane, tre giorni, quattro giorni, due giorni, dipende dal periodo, se voi mi chiedete un qualche cosa, io sono disponibilissimo, ma guardate che fra di noi, io credo che Gigi Apolloni sia l'allenatore più assistito in tutte le squadre del mondo. Non esiste un allenatore così seguito, così amato e così stimato e così, diciamo, supportato da questa società. Ma non supportato, non difeso, ma condividiamo tutti i giorni, Andrea, Lorenzo, io, Marco Ferrari, condividiamo tutti i giorni il suo lavoro, il suo operato. Ecco perché io vi ho detto, Apolloni siamo noi. Non è mai stato solo e non lo sarà mai solo.
come questa società non sarà mai, non sarà mai una voce unica. Noi, io parlo, ma vi posso garantire che sono le voci dei sette magnifici più dei, non so quanti sono, del PPC. Ecco, questo è quello che io voglio farvi, come messaggio voglio farvi passare. Non sono io che decido se oggi andiamo in ritiro, è sempre tutta, tutte le decisioni che vengono fatte, a parte la formazione che compete al tecnico, no? e la gestione dell'allenamento compete al tecnico, ma tutte le altre cose, tutte le altre sono valutazioni che facciamo collegialmente. E questo per me porta un grande vantaggio. Dopo, ripeto, ci sta anche di non vincere la partita, ma questo fa parte del mondo del calcio. Anche i miei tempi penso che qualche partita l'abbiamo persa, no? E non è mai successo il finimondo. No, è successo che in gennaio abbiamo perso 6-7 partite di fila, ci siamo confrontati con quella, con quel periodo, e poi abbiamo continuato con lo stesso allenatore, con gli stessi giocatori, con gli stessi dirigenti, e poi siamo andati in Serie A all'ultima partita con la Reggiana, se vi ricordate. Ecco, questi sono episodi che comunque testimoniano il fatto che noi siamo così. L'ultimissima, visto che avete detto appunto che vi confrontate, quali possono essere secondo voi le mosse per migliorare? Al di là del, se mi concedete, al di là del dobbiamo lavorare con le opere, se sempre sia chiaro, ma c'è qualcosa in particolare dove secondo voi si può migliorare e che avete già deciso di fare per migliorare la situazione? C'è pochissimo da migliorare, c'è solo la convinzione. Stamattina ho parlato con Alessandro Lucarelli, quelli 30 secondi, no? E ho chiesto come va, gli ho detto quando si perde non si sta bene. E allora gli ho detto guarda che Alessandro, che le sconfitte a volte aiutano a crescere, no? E se voi siete convinti, fra di voi che siete la squadra più forte del campionato, solo questo dovete capire fra di voi. E quindi io dico, al di là delle cose tecniche che saranno di competenza di Gigi Apolloni, ma tutte le altre cose, dal punto di vista psicologico, se qualcuno che ha qualche problema, siamo qua tutti i giorni per rendere la situazione fluida e rendere ai giocatori tutte le migliori condizioni per poter lavorare tranquillamente. E ripeto, non serviranno grandi cose, serve solo che il cervello, che sfruttiamo il cervello più di quello che lo stiamo sfruttando. Qualche altra domanda? Allora, si sa, se non si rimane solo una cosa, perché almeno lo tesserate Agostino Carico, visto che è proprio. Allora, Agostino sì, la nostra intenzione è di tesserarlo. Adesso abbiamo solo alcune verifiche perché purtroppo ci sono dei problemi. C'è una situazione nuova che è nata e dobbiamo verificare, ma non possiamo che dire. Cioè, praticamente abbiamo, facendo le ultime verifiche, lui è nato il 23 luglio, ha compiuto i 23 anni, quindi nella stagione già iniziata, per cui c'è la possibilità che le società, quindi qui mi riferisco a Barcellona, possa avere delle vantare i diritti di formazione. Quindi dobbiamo solo verificare, perché ovvio, noi il giocatore lo prendiamo se ci sono dei parametri economici, soprattutto non possiamo pagare cartellini assolutamente, quindi se è solo un giocatore che risulterà completamente libero, completamente svincolato, allora credo che è un giocatore che in questo momento ci ha dato delle buone sensazioni e secondo me ci potrà essere utile. Bene.